E stronzoni del nostro cuore, bentornati con i vostri Black. E Paco. Finalmente c'è anche lui, lo vedete finalmente in un video. L'ultimo video ero io da solo, andato al cinema. Spiegala questa tua avversione nei confronti del cinema commerciale. Ma Di solito la spiego sempre in realtà la mia non è un'avversione in toto nei confronti del cinema commerciale. Io ho una categoria in particolare che odio, che ormai penso che sia abbastanza noto quale sia, che è quella del cinefumetto. Che non odio il cinefumetto in sé, è il mercato del Ma cinefumetto non che sei mi fa venuto cagare. nemmeno con me a vedere Bohemian Rhapsody. Mi fanno cagare qui. Ma cosa vuol dire che ti fanno cagare qui? È un film, lo Già non mi guardi. piacciono i film biografici. In più, se vanno a vedere un film biografico di una band di cui non mi frega nulla, Va bene, anche a me fanno impazzire qui. Mi piacciono un pochino più che a te, però a me è piaciuto, te lo ma consiglio. infatti penso che lo guarderò prima o poi. Però sicuramente al cinema no. Oh, finalmente siamo tornati. Non abbiamo fatto nessuno speciale natalizio né di Capodanno in radio quest'anno perché non siamo più all'interno di Radio Popolare. Dopo un anno in cui abbiamo praticamente tenuto due trasmissioni per loro, ci hanno cacciato fuori senza troppo riguardo. Tramite mail, ma prima o Poi poi ne ne parleremo parleremo un forse. attimino bene. Abbiamo deciso di ricominciare a fare video, si spera questa volta con una maggiore continuità, Si visto che ogni spera. volta si fa un po' qua, un po' là, qualcosina, con una top, era un po' che con una flop in Sì, in realtà realtà. poi in questo caso torniamo con una flop. Perché siamo stronzi e incattiviti e Esatto, abbiamo voglia di quindi. parlare di film di merda. E i film di merda che abbiamo selezionato per voi oggi sono i peggiori remake. Ce ne saranno sicuramente molti altri di quelli che abbiamo selezionato, ma Sicuro. noi abbiamo deciso di Ma guarda, parlarvi di c'era questi. talmente tanta roba che avremmo potuto anche fare per dire i peggiori remake horror, i peggiori remake di Sì. fantascienza, i peggiori remake delle Perché commedie. veramente sono Quindi. un'infinità. Se uno va a vedersi una serie di film a caso che ha guardato nella sua vita, scoprirà che buona parte di quelli sono dei remake. Questa volta poi è un purpurri di roba messa lì a cazzo, probabilmente c'è roba anche più brutta, probabilmente faremo altri video sui remake più brutti o più belli, ma partiamo subito con la decima posizione. Posizione numero 10 abbiamo Tim Burton con Odi no, sì, il pianeta delle scimmie del Minchia, 2001. qualcuno ci provasse a Già fare un fallisse nello remake. spazio. Quindi posizione numero 10. Paco Ma Borghese, andiamo un avanti, che è film del meglio. 2001 del mitico Tim Burton, non uno dei film migliori del buon Uno, Tim possiamo Burton. dire tranquillamente, uno dei peggiori. Non è il suo peggiore, Assolutamente perché non no. lo è assolutamente. Magari fossero così i film di merda. Dovrei pensare quale sarebbe il peggiore di Tim Burton. Forse Alice. Senza il forse. Vabbè, in ogni caso, un film un po' tiepidino di Tim Burton con e E scimmie. scimmie. Abbiamo Tim Roth nel ruolo del generale scimmia, abbiamo quello che aveva fatto il miglio verde nel ruolo Sì. del gorilla. Il protagonista era quello che ha fatto Ted, adesso mi sfugge il nome. Ted. Ted, quello di Seth MacFarlane, Wahlberg. Mark Wahlberg, bravissimo. Protagonista che farà il ruolo praticamente di Charlton Heston. Ma tralasciamo un attimo i personaggi, perché in realtà per gli attori, il cast è un bel cast, non c'è molto da Sì. dire riguardo appunto gli attori. Se non sbaglio c'era anche Elena Bonham Carter C'è già, praticamente se non sempre, ricordo male. quindi è facile che ci fosse anche in questo film, avrà fatto la dottoressa Scimmia Sì, mi pare di probabilmente. sì, mi pare di sì. Sta di fatto che DC di per sé non è un brutto film. Se fosse nato come film a sé stante, nel senso che non ci fosse stato un originale, probabilmente l'avremmo valutato anche in modo diverso. Esatto. Però, vedendo l'originale, vedendo il remake, che si poteva tranquillamente evitare di fare come Come buona parte tutti dei i remake, remake, in perché realtà un buon sono. 90% è No, fai il così. 100%, sono tutti evitabili. Beh, Poi se il film qualcuno. originale è brutto. Però, oppure, non so, però l'idea è già stata fatta. Ma avremo modo comunque di parlare del remake In più sé. avanti, Sta di sì. fatto che è un film veramente anonimo, un film insipido, un film che non ha assolutamente niente del Tim Burton che conosciamo, tralascia completamente il suo gotico che poteva tranquillamente riutilizzare per reinterpretare un po' quel film, dato che è un remake, non ha niente di personale. Un'ironia abbastanza inutile e un finale che però è bellissimo, Sì, secondo me. Il dai. finale mi è piaciuto veramente tanto, non è piaciuto a nessuno. Passiamo alla prossima posizione. La posizione di questa fantastica lista di remake brutti nella nostra flop, le flop
di Black e Paco. Questa volta dico anch'io per te perché stavi a beve. Stavo a beve, bravo, bravo. Quindi nona posizione, il remake di un bellissimo film di Jerry Lewis che è uscito in Italia con il titolo tipo Le folli notti del dottor Jekyll, qualcosa del genere. In lingua originale The Nutty Professor. Che è stato poi rifatto nel 96 da Tom Shadyac. Esatto. Con Andy Murphy protagonista. Che praticamente ha anche diretto, secondo me, perché dai. Senti, qua lo voglio così, fallo così. In realtà era una di quelle cose che doveva fare con Landis, ma Landis ha visto lo scritto e ha detto, senti, no. No, si sarà rifiutato di fare questa cagata, anche perché effettivamente è una cagata. Dovrebbe capire Eddie Murphy che uno dei più grossi errori nella sua carriera è stato mollare John Landis. Infatti, e questo poi, film è una delle dimostrazioni. Questa in realtà è anche una delle commedie migliori del periodo post-Landis. Ovvio. Comunque, essendo un remake, ed essendo un remake di un film tanto bello con il mitico Jerry Lewis, faccia di gomma ancora prima di Jim Carrey. Tanto, gran film veramente quello originale, con l'Alaskan Polar Bear, con una scena fantastica che fa pisciare addosso dalle risate. Ma in breve di che cosa parla il film? Un professore sfigato di chimica, se non sbaglio. Esatto, nel caso del film con Jerry Lewis semplicemente sfigato, nel caso di questo remake con Eddie Murphy molto molto ciccio. Sì, anche super ciccione, elabora questo siero del dimagrimento istantaneo. Lui prende questo siero, dimagrisce subito, diventa l'Eddie Murphy che tutti conosciamo, però col corso del tempo sviluppa un certo tipo di aggressività che lo porta a diventare violento, eccetera, eccetera. Anche perché gli va a bomba il testosterone, diventa tipo una specie di macchina del sesso, super arrogante, arriverà anche a volersi disfare del nostro povero professore, diventando lui quello che prende il controllo del corpo una volta per tutte, che succedeva anche nel film originale di Lewis. Ma cos'è che non va di questo film? Innanzitutto è un one man show nel senso negativo, perché anche l'originale lo è, però ci sono altri attori che... Non è una cosa da sottolineare, ci sono altri attori che gli danno supporto anche nelle scene comiche. Qua invece abbiamo Eddie Murphy che fa supporto a Eddie Murphy. Esatto, fa praticamente tutti i ruoli, almeno fa il professore matto, la madre del professore matto, il padre, il fratello, la nonna, cioè la sorella. Fa tutti lui. No, solo la mamma fa, è vero. Comunque, veramente invadente Eddie Murphy, che non è stato contenuto come invece succedeva nelle commedie di Landis, eccessivamente spinto, ma non tanto perché è volgare, perché comunque perché sapete, volgare non è neanche a noi non ce ne frega un cazzo abbastanza, ma noi la volgarità di solito ci piace anche, che è proprio volgare nel senso sbagliato, senza contesto, senza senso proprio. Sì, giusto così per essere, la volgarità non supporta niente di particolare, non è per dare una spinta a qualcos'altro, ma è giusto per ridere del cazzo, della merda, delle scorregge, che sì, fa ridere 5 minuti, ma poi basta. Ci può anche stare, mettiamola così, però se poi c'è soltanto questo, di ciccia ce n'è poco. Esattamente. Quindi siamo ancora nelle parti basse della classifica. Nelle parti basse. Esatto. No, nel senso che stiamo parlando, quelli di cui abbiamo parlato per ora sono filmetti brutti, ma niente di catastrofico. Sì, non sono ancora i più brutti. Quindi adesso andiamo a vedere cosa c'è di peggio alla posizione numero 8. Ottava posizione per un remake veramente, veramente triste. Un film che io e te abbiamo visto da piccolini al oratorio. Esatto, e poi io mi ci diverto anche adesso. Ma sì, ma me lo guardo. Se ci sono i mostroni, lo sai che io godo. A prescindere. Non ce la posso fare. E poi fare. Questo comunque è un film, ricordiamolo, questa è l'ottava posizione, stiamo parlando di un film di merda, ma avercene adesso di film di merda così, Precisamente. Il film di merda in questione è Godzilla del 1998 di Ronald Emmerich. 98. Come ha segnato 94? No, sono è un 8. Sembrava un 4. L'ho scritto male. Che ti devo sti dire. Cazzi. Comunque, un film disastroso, un film che cerca di reinterpretare quello che è il mito giapponese di Gojira, il terribile kaiju che viene dalle profondità abissali, vivendo vicino al centro della Terra, sparando raggi di plasma dalla bocca.
ci piace così, e invece no. E invece no. Qua non è, allora, qua non è così. Meno male, la trama è l'americana, più o meno, sì, ben americana. Cioè, la trama, meno male, è più o meno la solita. C'è sto mostrone negli abissi che si risveglia e fa casino, quindi... Cioè, più o meno. Di però, base. Però non è un protettore della Terra, cosa. Non è radioattivo. Esatto, cioè, qua è radioattivo. È radioattivo. Ma per altri motivi. Esatto. Cioè, all'inizio era un'iguana. Era un'iguana. Poi i francesi hanno sparato le bombe atomiche, perché sono sempre i francesi. Sì, pieni sì, così le bombe sì, atomiche i francesi. Sicuramente il test nucleare l'hanno fatto i francesi. Noi ci vediamo per perché c'è Jean Reno che gira con esatto. gli accendini. Non ero dimenticato di vedere. Cosa avete cucina? Si cazzo dei francesi sganciano le bombe. Sto gran drago di Komodo diventa un dragone degli abissi. Che però si nutre sempre che di però pesce. È pesce italiano. E quanto pesce, e quanto che, pesce mangia che mangia sto Godzilla. Vabbè, in giro per la grande mela a mangiare pesce. Poi tra l'altro un Godzilla minuscolo, è grande quanto un tirannosauro, cioè no, no, vabbè, è più grosso. Però, sì, non, è, però non è Godzilla. Non è gigantesco come il vero Godzilla. Cazzo, è alto quanto, non so, una cascinale, che cazzo è quel sì, coso? Non dai. È gigante, però riesce a nascondersi dietro i palazzi. Comunque hanno scelto un design molto più simile alla Jurassic Park. Dinosauro. In pratica hanno fatto Jurassic Park a New York con il drago di Komodo gigante che pescetariano, che va in cioè, giro a fare cose, finché alla fine capiscono, dopo che gli sparano addosso tonnellate di robe che non possono ucciderlo, scoprono che gli piace mangiare pesce. Gli danno il pesce. Sì, poi lui fa le uova nel Madison Square Garden, nascono dei baby Godzilla alti 2 metri, c'è Matthew Broderick nel cast che ci prova, ma non ci crede nemmeno lui, c'è Jean Reno che dice sì, vabbè, prendiamoci sti due spicci. Tanto sono Jean Reno, cazzo, me ne frega. Il resto del cast è abbastanza terribile, c'è quello che c'era anche in Birdcage, ora non mi ricordo il nome, bravissimo, però lui è fantastico. Sì, sì, ma... Ma sono tutti bravi gli attori. No, di non è vero. Cioè, chi è quella che fa la tipa di Matthew Broderick, di cui non ricordo il nome, quella la blonda riccia, è terribile. Io le considero molto raramente in questi film, perché in questi film in particolare di solito sono delle case. Paco sessista. In questi vabbè, film, sì. Godzilla, io mi ci diverto, ma oggettivamente fa schifo al cazzo. Schifo, veramente. Cioè, mangiare un minestrone di stronzi e piscio è tempo impiegato molto meglio. E qua ci avviciniamo a momenti pericolosi. Di questa flop fatta di merda e remake, ma passiamo alla prossima posizione che è meglio. Posizione numero 7. Nel 2013 Fedelvarez decide di fare il remake di un film che nessuno avrebbe mai dovuto toccare. Noi sì che avremmo voluto toccare Fedelvarez, ma questo non abbiamo potuto fare. Il film in questione è La Casa. La Casa, ovvero di Evil Dead. Qua rifatta è una versione moderna e quando c'era bisogno dell'artigianato, quando c'era bisogno della zozzura, quando c'era bisogno della decenza, cazzo. E invece no, allora, a molti è piaciuto, anche molti di cui stimo il parere, mettiamola così, e questa è una cosa che mi ha lasciato un po'... Cioè, perplesso. Più che altro perché non ci ho trovato lo spirito della casa. Cioè sì, sono sti ragazzotti che vanno nel cottage, questa volta non ci vanno in vacanza, ma è perché la tizia praticamente si deve ripulire dall'eroina e quindi la portano lì per farle cambiare aria e cose così. Lui sono... sta spiegando anche a me la trama perché non l'ho visto. Lui ho visto solo scene a cazzo su YouTube. Quindi sarà un attimino più... Potete godervi la spiegazione che faccio a lui. E niente, praticamente appunto anche qua, non mi ricordo se trovano direttamente il Necronomico, non lo leggono, o anche qua trovano il grammofono, adesso non mi ricordo quale. Dettagli futili. Comunque arrivano i mostroni, si impossessano di tutti, come in quello di Raimi mi sembra che il protagonista sia uno, poi ovviamente è una, la tizia, cioè, certo. Sangue da tutte le parti, che ricorda anche un po' La Casa 2. Però... E basta, cioè però non c'è altro, alla fine... Fine appare Bruce Campbell che dice groovy. Che sti cazzi, è l'unica cosa bella di tutto il film, immagino. Praticamente no? Sì, perché cioè sembra proprio di vedere La Casa senza spirito, senza scorza, ma quasi senza cattiveria, nonostante le scene gore comunque non manchino. C'è la scena in cui lei si taglia la faccia con un vetro, che comunque è abbastanza cattivo, ma quando è cattivo... Non è abbastanza cattivo in un certo senso. Quando è divertente, non è abbastanza divertente. Non riesce a mixare la commedia come e l'horror, fa Raimi. Come l'ha fatto invece Raimi. Quindi, per quanto mi riguarda, è un remake assolutamente. Oltre che inutile, come tutti i remake, anche malfatto perché non ne ha colto lo spirito. Io, quando avevo sentito che dovevano fare sto remake, avevo pensato che avrebbero dovuto mettere la regia Wright. Ah,
anche perché già con Shaun of the Dead aveva dimostrato di poter mixare bene le cose. Sarebbe stato già più carino, però tra l'altro produzione Raimi, se non ricordo male. Quindi vabbè, ma Raimi ha prodotto di tutto, però sulla casa che è tuo stacci un attimino più. Comunque, questo veramente ci dispiace, peccato, non toccate i santi, basta remake di classici horror, o se proprio li dovete fare, cambiate di, non so, completamente. O non so neanche che cazzo di consiglio dare. Ma tanto i film horror hanno tutti la stessa trama, che ci sia una strega, che ci siano gli zombie, cioè, meno male. Tanto i mostri sono qua quelli, sono sempre quelli, non c'è bisogno di fare i remake. Tanto è un po' che non nasce qualcosa di originale come un Freddy Krueger, però. Ce lo auguriamo in campo. Inventatevi un nuovo slasher, un nuovo personaggio di uno slasher sarebbe carino. O una nuova famigliola alla Non aprite quella porta, senza per forza fare quella di Non aprite quella porta. Passiamo alla prossima posizione, che è meglio. La posizione numero 6, perché dovrebbe essere la posizione numero 6, abbiamo il remake di un grandissimo capolavoro di Wes Craven, uno dei film che l'ha lanciato fin del 1977, fantastico. Anno importantissimo, specialmente per questo genere di film, un film che ha lasciato veramente il segno, un film che mette in crisi tanti valori delle persone che sono andate a vedere quel film in quegli anni, un film che non andava assolutamente toccato perché è un capolavoro assoluto del genere, è purtroppo stato toccato da un certo Alexander Aja. Pensa, in che anno te lo ricordi? Lo leggiamo perché non mi ricordo. 2006. Nel 2006, in cui comunque stavano fioccando i remake horror, era una cosa che stava andando di brutto. Per stesso periodo è più o meno di Non aprite quella porta, di cui parleremo. Prima o poi. No, prima o poi. Ce l'abbiamo mi sa proprio di sì. Comunque, Le colline hanno gli occhi, che secondo me funzionava, quello di Wes Craven, proprio perché metteva in luce l'abbrutimento dell'uomo in quanto completamente staccatosi dalla società, abbrutito dall'incesto, certo, e dall'essere tornato comunque a una vita primitiva. Comunque quasi animale. Sì, infatti non è neanche primitivo, è quasi proprio animale, degli animali, sì. Ricordano un po' le bestie di Bontomahawk, esatto. Anzi, sono il contrario, quelli di Bontomahawk ricordano un po' le precisamente bestie. Precisamente, cosa non mi è piaciuto di questo remake? Il fatto che tutto il tema dell'incesto non c'è, una bella spazzata via, il fatto semplicemente che questi qua erano stati intossicati dalle radiazioni durante dei test nucleari nel deserto. Secondo me si perde il significato in sé del film. Il significato antropologico del film, perché Wes Craven, ricordiamocelo, è fissato con l'antropologia, vedi Il serpente e l'arcobaleno, che vi consigliamo tra l'altro. Quindi per dire, al Frusciante è piaciuto questo remake, ha un sacco di patiti dell'oro, questo remake è piaciuto, è un tradimento. Io onestamente mi ricordo che l'avevo cominciato a vedere questo film, ho visto i primi 40 minuti, dal momento in cui ho visto che stava smontando completamente la trama del film, ma neanche la trama, perché la trama, bene o male, esclusi certi dettagli, bene o male è quella, ma smonta proprio il principio in sé del film. Già sto fatto della deformazione dovuta alle cazzo di radiazioni, non va bene. Sono d'accordo. È sbagliato tutto. La gente sta demolendo Craven. Il problema è che c'è rispetto magari per Carpenter, per Raimi, per Romero, ma sembra quasi che su Craven si possa fare un po' il cazzo che si quando vuole. Quando ha fatto dei film fondamentali, Ultima casa a sinistra, appunto questo Le colline negli occhi, il serpente e l'arcobaleno. Lui ogni 6-7 anni ha fatto un Scream, Nightmare, che ha rimodernato l'horror. Lui di fisso. Ogni film che ho nominato ha rifatto l'horror perché Craven ogni 6-7 anni ha sempre lasciato un film che ha letteralmente rinnovato il genere, sì. E ovviamente stiamo parlando dell'horror, e sono pochissimi oltre a lui ad averlo fatto, e toccare film del genere non è che è sbagliato, perché niente è sbagliato in realtà, però se si deve fare lo si faccia con un minimo di cura e di garbo e di rispetto per quello che non è neanche la trama ma il significato del film. Quindi questo Le colline hanno gli occhi peggiore, assolutamente peggiore, della casa di Fede Alvarez, sì. Per noi bocciato completamente. E passiamo alla prossima posizione. Ci sono un po' di horror da qui in poi. Gli horror sono è il genere dei remake per eccellenza. Ma è anche quasi giusto comunque che a livello di horror si facciano dei remake, ma bisognerebbe farli con ottica diversa. Si è sempre fatto ed è giusto continuare a farli. Alla posizione numero 5 nel 2000 e non mi ricordo 10. Più 10, Samuel Bayer ci offre un'altra pietra miliare dell'inutilità, della merda, un'altra pietra miliare della merda, perché anche qua si tocca di nuovo Craven, si tocca di nuovo un film che ha rinnovato un genere che era un po' invecchiato male. Stiamo quindi ancora parlando di horror, stiamo ancora parlando di Wes Craven. Il film in questione è
Nightmare. Ma qua si va a toccare un mostro sacro, ma un mostro sacro. Il mostro sacro. Ma anche perché se tu pensi a un mostro dell'horror, a chi pensi? A Freddy Krueger. A Freddy Krueger. A Jason, al limite, a Michael Myers, pochi altri come lui. Però è Freddy Krueger, è Freddy Krueger. Però era. Cioè, Freddy Krueger, diciamo che è stato il primo, secondo me, che si è imposto nell'immaginario, nella cultura pop, in modo così persistente. Cioè, lo conoscono davvero tutti Freddy Krueger. Ma anche perché è una saga che, tra l'altro, si è prolungata tantissimo nel corso degli anni. Quanti ne hanno fatti? 8? Hanno fatti, sì, diciamo... Escludendo questo, escludendo questo... Perché non fa parte della saga. Sì, contando anche Freddy vs. Jason, 8. Sì, ne ha fatti anche qua. Non aveva più senso, piuttosto, dato che nella saga sono quasi tutti brutti, fare piuttosto un altro dei tanti seguiti? Con Robert Englund, magari. Che fa, perché qua c'è quello sfigato che fa Rorschach, certo, in Watchmen. Certo, certo. E tra l'altro non si può vedere. Cioè, a parte il fatto che è girato veramente come la peggio puntata di Dawson Creek. Come stanno facendo tanti film adesso. La fotografia veramente che è più patinata non si può, pare la pubblicità del profumo. Cioè, pare la fotografia di Neon Demon fatta male. Pubblicità di J'adore. Sì, roba fatta meglio quella fotografia nella pubblicità di J'adore. È orribile. I ragazzini li vuoi vedere morti dopo 3 secondi. Cosa che in realtà Craven fa in tanti film, ma qua è per le motivazioni sbagliate, perché fanno schifo gli attori. Qua li vuoi vedere morti... Ma male! Nonostante loro ci provino, e questa è la cosa allucinante. Freddy Krueger senza spessore, proprio senza carisma, senza niente, non fa nemmeno le battute, non fa nulla, non inquieta, alla fine viene fuori che è un pedofilo. Ma poi non fa paura. Che era anche nella versione originale, cercano di aggiungere più scene sul passato, si vede quando i genitori lo bruciano. Che poi io non lo sopporto quando inseriscono sti maledetti flashback del passato, dell'antagonista. Ma non ce n'era bisogno, a parte che... Si sa qual è il passato di Freddy Krueger, sì, è inutile inserirlo. Ma in quell'originale semplicemente si parlava di quello che era successo. Si accennava, sembrava anche parte di una leggenda in un certo senso. Sì, perché dà un po' quell'allore mistico alla faccenda qua, che ci sta. Boh, veramente inutile. Cominciamo ad arrivare veramente in zona merda. Questo Nightmare è indegno, indecoroso. Forse meritava addirittura non solo come remake, come film in generale. Posizioni più elevate, ma mi pare che fosse del ciclo, tra l'altro, produzione Michael Bay, che aveva fatto anche Venerdì 13. Michael Bay ne ha prodotti tanti. Di film pure, se non sbaglio, poi posso anche sbagliarmi. Comunque, attori allucinanti. Pensa che Venerdì 13 era di Nispel. Passiamo alla posizione dopo, che è meglio. Che qua si comincia a sboccare. Se no. Nel 2016, un certo Paul Feig o Paul Fig, non so, uno con cognome ambiguo, molto, molto equivoco, ha deciso di fare un altro ennesimo remake che era inutile fare, ovvero Ghostbusters, che poi qua non so neanche come classificarlo, se è proprio è un remake, sequel reboot non che sappiamo, poi non ha ributtato un cazzo perché ha floppato, spero non ne vedremo altro. Abbiamo ributtato noi, esatto. È un remake con cast femminile di Ghostbusters assolutamente dimenticabile, effetti speciali ricordano la Disney, ma quella brutta, quella fatta, ma insomma il bello di Ghostbusters fantastiche in un certo senso, ma perché Ghostbusters era bello che un minimo ti inquietava quando eri ragazzino. Sì, perché la scena di Zul, guarda. Il lato, tra virgolette, un po' orrorifico ce l'aveva. Oltre al fatto comunque che era gente presa dal Saturday Night Live e quindi facevano scassare da ridere, grande Bim Ma che poi in realtà... Croyd, lo stesso Reitman, certo. Tra l'altro, era Reitman, no? Reitman, qualcosa del genere. E non mi ricordo come. E poi quell'altro, quello che viene dopo. Quello nero. Quello Winston. Non ci ricordiamo il Ma nome. Ma che poi il problema non è neanche nel cast in sé, perché bene o male gli attori, le attrici sono anche brave, non è che non sono brave. Tra l'altro c'è un cameo dei vecchi attori, a parte Reitman, perché è morto, poraccio, ci dispiace. Cioè, non è neanche un problema del cast, anche l'idea di mettere come segretario, al posto della segretaria, il segretario figo, un'idea anche carina. Che è Thor, tra l'altro lui è un super cazzone, quindi lui è anche in parte... Ma lui ci sta simpatico. Lui è molto simpatico, esatto, lui ci sta anche molto simpatico, come ci sta simpatiche anche loro in realtà. Sì, però il film non ha senso. No, ma loro non sono... Cioè...
non sono neanche poi così in parte, perché non le vedi convinte nemmeno quando dicono le battute. Ma perché probabilmente si sono rese conto loro stesse che stava venendo fuori una gran cagata, probabilmente. Vabbè, non lo tanto so. Questo un po' come sparare sulla Croce Rossa, tanto non è piaciuto assolutamente a nessuno. Speriamo che si metta una bella pietra sopra la saga dei Ghostbusters, nonostante ho sentito che vogliono fare un altro sequel o remake, non ho capito, no, con il cast originale, tranne ovviamente il povero Egon. Vabbè, certo. Allora, a noi fa sempre piacere vedere Bill Murray, perché vabbè, sì, vedere Bill Murray è sempre bello, è una cosa che ci fa bagnare le mutande. Però il Ghostbusters era bello così, lasciatelo così. Quando potevano fare il terzo, non l'hanno fatto, basta, si vede che non lo dovevano fare, avevano avuto la loro occasione, non l'hanno colta, basta. Piuttosto fate un'altra cosa simile, liberamente ispirata a Ghostbusters, con delle donne che cacciano fantasmi, dai, su, via. Prossima posizione, sì. Siamo sul podio, posizione numero 3, ovvero medaglia di merda secca, di nuovo un horror, sai, sono le nostre medaglie delle flop, un altro horror per la regia di, ormai lo sapete, il nostro regista preferito, Zack Snyder, un film del 2004. Del 2004, male, con L'alba dei morti viventi. L'alba dei morti viventi. Allora, partiamo dal fatto che sembra, anche qua, come praticamente tutti i film di cui abbiamo parlato finora, è un remake che assolutamente non andava fatto, perché si va a toccare Romero. Romero non si può toccare. Poi i zombie ci sono, puoi fare qualsiasi film con gli zombie, che sei contento, ti fai i cazzi tuoi con i film degli zombie, non rompi le palle a nessuno, no, devi per forza fare il remake. Di un film con gli zombie. Togliendo la politica, togliendo le metafore tra il consumista e lo zombie, togliendo l'importanza del centro commerciale come luogo, togliendo, che è fondamentale, togliendo l'importanza del fatto che il vero nemico poi è l'uomo, perché loro si inguaiano tra di loro. Beh, sì, anche perché i zombie di solito sono la tematica centrale di Romero, di fatto è più o meno sempre questa, sì, che di fatto gli uomini si scannano tra loro quando magari c'è un'altra minaccia che dovrebbe spingerli a collaborare come delle bestie, in poche parole. Cosa che però non succede. In questo film vediamo tutto l'opposto, vediamo, a parte gli zombie che corrono. Gli zombie che corrono. Per dirne una che, cioè, non sono degli infetti, sono degli zombie, dovrebbero essere tutti infetti decomposti. Ma sti cazzi. Quello ci che sono anche disposto a passarci sopra, non tantissimo, ma sì, perché non è quello il problema. Che il problema poi è tutto, se vogliamo dirlo, è anche simpatica l'idea che ci sia uno in particolare che sia un po' più intelligente, che riesce a utilizzare un'arma. Ma no, ma quello l'ha fatto anche che Romero, tra l'altro c'è anche il Romero, e ci fa piacere che perlomeno ad utilizzare l'arma quello più intelligente sia un ex benzinaio. Anche qui? Sì, è un benzinaio di colore. Quindi vuol dire che poi Romero gli ha fatto un po' il verso quando ha fatto La Terra dei Morti Viventi, visto che comunque c'è un personaggio così. Può magari essere. Si era uno sfottò. Tra l'altro, sta arrivando che questo è l'unico lato positivo di tutto il film. Nei titoli non c'è mezzo credito per Romero, che le cose sono due: o Zack Snyder è veramente poco rispettoso, o Romero ai tempi gli aveva detto: senti, lasciami fuori, non voglio neanche fare con questa roba qua. Ma anche perché, tralasciando i discorsi di tematiche, robe del genere, ma anche da un punto di vista della regia, sembra un film TV. Sì. Fotografia da film TV, recitazione da film TV, la tecnica in generale, e questo, fatto tecnica, e questo da era, ancora, era ancora il periodo in cui Zack Snyder non aveva ancora quello stile così tanto, era già pomposo, sì, questo è uno, ma dei non film. Era così tanto. Infatti stiamo pomposo. Parlando di uno dei film meno cagosi di Snyder, certo, già la grammatica cinematografica la sbagliava tutta, era, certo. Si vede che viene dagli spot e che è rimasto con la testa negli spot, non come Ridley Scott. Certo. Brutto. Qua vediamo lo Snyder che ci prova un po', anche se comunque provandoci fa comunque una merda. Forse il peggiore zombie movie della storia. Ma il secondo miglior film di Snyder, e questo dovrebbe far questo riflettere. Questo la dice lunga. Passiamo con la medaglia di merda, va? Alla seconda posizione, medaglia di merda normale. Medaglia di merda. Medaglia di merda. Abbiamo Marcus Miller, no? Ispel magari Miller, che nel 2003 ha deciso di fare il remake di Non aprite quella porta.
Non si sa se l'ha deciso lui, penso sia produzione Michael l'ha Bay. L'ha fatto, deciso non deciso, l'ha fatto. L'ha fatto, l'ha fatto. Quindi è colpevole, ergastolo, 10 ergastoli, rinchiuso, sta lì e non fa più un cazzo. Si tocca il capolavoro di Tobo, perché tra l'altro è uno dei film che ha subito più tentativi di reboot, remake. Cioè è uscito, Non aprite quella porta, questo qua del 2003. La casa dei mille corpi. No, quello sì, ma è un remake che non ha lo stesso titolo, no. Io parlo proprio dei Non aprite quella porta. Okay. Non aprite quella porta all'inizio. È vero. Non aprite quella porta 3D. Non c'era anche un cominciò così oltre all'inizio? No, soltanto l'inizio. Okay. No, perché c'è stato il periodo dei cominciò così. Scemo più scemo. E poi l'ultimo che è uscito è Leatherface, che mi dicono essere quasi carino quello. Ha fatto essere. Due registi francesi abbastanza bravi, dovremmo dare. Può essere, può essere, magari lo guarderemo. Non lo so, questo è orribile. Marcus Nispel, uno dei peggiori registi viventi, allora, l'uomo che più abusa del rally. Partiamo da... Tanto. No, qui in realtà no. Partiamo dai lati positivi. Il culo di Jessica Biel. Che è sempre un bel vedere. Basta, abbiamo finito. Fine. Non c'è altro di buono. Abbiamo questi stronzi che dovrebbero essere degli hippie, però chissà come mai sono conservatori. Sono tutti conservatori anche se sono hippie. Siamo negli anni 70, siamo in mezzo al deserto, dovrebbero essere tutti sporchi, sudati, puzzolenti. Invece tutti sono puliti, tutti perfetti con la messa in piega. Appena usciti praticamente da parrucchiere, appena usciti dal coiffeur, appunto da quello che fa la manicure. Andiamo nella stanza anche nella casa dei cattivi, diciamo, che così. Che qua si chiamano Hewitt di cognome, non Sawyer. Come quello in realtà sti cazzi, quello chi se ne frega. Vanno nella casa dei cattivi, che dovresti percepirlo subito che c'è qualcosa di brutto in quella casa, ma in realtà sembra una generica casa in mezzo al deserto. Cioè, diciamo che è sporca con garbo. Sporca con troppo si garbo. Si vede che qualcuno l'ha sporca. Volevo vedere un po' più mosche, un po' più di polvere. Vabbè, un po' più di schifo. Lo schifo non c'è. Più tabacco sputato, cose così. Non rimani male per la condizione dei bifolchi, in un certo senso. Non li odi abbastanza. No, non ti viene da odiarli. Da un punto di vista che fanno quasi ridere, perché c'è anche quello di Fullmetal Jacket. Sì, tra l'altro. Veramente, questo film, il più grosso difetto, tralasciando i discorsi di tecnica eccetera, perché stiamo parlando di Nispel, fa cagare, è inutile parlare di ste cose, proprio il fatto che è un horror che dovrebbe far paura, ma non fa mai paura, fa straridere, ha il ritmo dell'action e neanche quello fatto bene, effetti speciali buttati in momenti in cui non erano assolutamente necessari, tipo l'inquadratura quando entra nella testa del tipo, poi esce, perché? Che cazzo si sai? Che cazzo è? Vero, sembra si sai. Poi la Biel che alla fine si salve, fa un po' giustizia, taglia il braccio a Leatherface, mette sotto lo sceriffo. Oh! L'unica cosa che mi ha fatto paura in 1:20 di film è quando inquadrano il bambino sul camion di fianco alla Biel. È vero, quello. Io lì mi sono cagato addosso. L'unica scena. Che dove in teoria dovresti fare. Oh, invece mi sono spaventato di brutto, ma proprio così. Pensa che anche quel bambino probabilmente non vorrà mai più saperne niente di questo. Sì, probabilmente avrà cambiato già le sue generalità. O almeno noi ci speriamo. Brutto, 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 ma adesso. Arriva la medaglia di merda squacquea, quella sciolta brutta, quell'ombrello che ti sporca anche le gambe. Non sappiamo dirvi se è il remake effettivamente peggiore, ma è quello che ci ha fatto incazzare di più, questo sì. Sì. Questo sì. Per la medaglia squacquera, un film di Erickson Core del 2015. 2015, un capolavoro che è stato toccato, che non doveva mai essere toccato. Point Break. Sì, Point Break. A me era piaciuto tanto quello della Bigalow, anzi penso che sia proprio tra i miei 10 film preferiti in assoluto quello della Bigalow. Point Break della Bigalow, cioè parla di libertà, parla di surf, di sport, di adrenalina, parla di abbattimento delle convenzioni sociali, parla di nichilismo, parla di amicizia, parla d'amore. Di movimento hippie. Di movimento hippie che rinchiude tutte queste cose che abbiamo elencato adesso. Gli stili di vita. E ti fa vedere che in qualche modo hanno ragione tutte e due. Si aiuta che body. Mette in dubbio ogni singolo minuto la posizione dei personaggi e di chi guarda il film. Qui è una merda. Qui allora, tutto questo non c'è. Qua non abbiamo gli ex presidenti, che era una cosa molto importante, il fatto che fossero, che avessero le mascherine degli ex. È essenziale, anche perché stiamo parlando di neo-hippie, stiamo parlando di gente a cui
Cioè, il fatto la società fa schifo. Il fatto di rapinare le banche con le maschere da presidente, da ex presidente degli Stati Uniti, era qualcosa di molto forte da far vedere. C'era Reagan, cioè, Nixon, gli altri Carter e Johnson. Esattamente. Qua non li abbiamo. Nel primo film avevamo soltanto il surf, che comunque aveva la sua filosofia, un suo modo di vivere. Qua abbiamo sport estremi in generale, a cazzo. Infatti stramacista questo film, assolutamente. No, ma lo stesso protagonista Johnny Utah nella versione originale, Keanu Reeves, qui un cazzone biondo di cui veramente non c'ho nemmeno voglia di andarmi a cercare il nome, perché mi vengono un cazzone biondo californiano, un cazzone biondo. L'amore era molto importante nel film della Bigelow. Qui lui si innamora di una di questa banda e poi l'ammazza pure, dice: ah, l'ho ammazzata. Peccato, succede. E poi ha anche un nome assurdo, come si chiama? Tipo Samsara o... che probabilmente è l'unico riferimento a alla cultura. No, perché comunque anche l'altro tizio si chiama Body. Sì, vabbè, minchia, se gli cambiano il nome al protagonista, nome. Cazzo. Poi appunto anche nella prima versione c'era un po' di omoerotismo tra Utah. Sì, Body. Un po' tipo i personaggi di oddio, porca puttana, non mi ricordo. Ben-Hur. Sì, in un certo senso. Si ricordano un po' i due protagonisti quel tipo Ben-Hur. Di amicizie lì, che poi sanno, sono la stessa persona, ma diversa. Ma diversi, perché comunque danno importanza a cose diverse nella vita, esatto. Ma allo stesso tempo lo danno anche alle stesse cose. Quindi anche qui continua a metterti in dubbio. Ma qui invece tu. In questo orribile remake sembra quasi che lo facciano perché sono dei pischelli viziati. Sì, non ti senti vicino agli ex presidenti o comunque alla banda di rapinatori neanche due minuti. Perché sono dei figli di papà che fanno sport estremi, basta. Comunque, un film che ci ha fatto veramente, veramente incazzare, una roba orribile, non poteva essere un film sul parkour che veniva la stessa cosa. Potevano fare un film sulle rapine in banca, comunque sulle rapine, gli sport estremi, non chiamarlo Point Break, non romperci i coglioni e non avvicinare così tanto sul piano registico e filmico la merda con il cioccolato. Ma perché abbiamo fatto questo video? Perché abbiamo deciso di fare questa flop? Che un po' adesso stiamo facendo anche un po' la conclusione di questo diciamo video. Così. Abbiamo deciso di fare questo video per un motivo semplicissimo, che è effettivamente quello che sta succedendo nel mercato del cinema da ormai 2-3 anni a questa parte. Ovvero, non sappiamo che cazzo fare, non sappiamo di che cazzo parlare, quindi dobbiamo fare i remake. Esatto. Quando in realtà stanno facendo remake di buona parte di film di genere. Sì, in un certo nel momento senso, in cui ma... si parla di film di genere, i canovacci sono sempre gli stessi, quindi è inutile fare dei remake. Il problema di questi remake è che non ci vedo idee nuove. Cioè, nello Psycho di Gus Van Sant c'erano cose, idee nuove, rispetto, che partivano comunque dal capolavoro di Hitchcock, ma che ci raccontavano qualcosa di Van Sant e vedevamo certo. Il suo sguardo della cosa, rispettando comunque esatto. L'originale, spirito, non è una cosa da poco. Lo spirito, poco, assolutamente, ma comunque lo spirito, se il film è buono, deve rimanere quello. Se il film è una merda, lo cambi completamente, chi se ne frega. Esatto. Ma magari parleremo di serialità, reboot, remake e sequel nella nuova rubrica che arriverà presto, Black e Paco dicono cose. Inoltre vi ricordiamo che è vero, siamo stati cacciati malamente da Radio Popolare, ma cominceremo presto delle bellissime collaborazioni. Probabilmente ci sarà la possibilità di vederci dal vivo in un cinema d'essè di Milano, vi faremo sapere presto dove, appena quando, abbiamo chi. Dati fattuali precisi che sono lì, vi faremo sapere tutto. Precisamente, vi faremo sapere. In più, presto cominceremo la collaborazione con una rivista online che si chiama, non ve lo diciamo perché dobbiamo ancora fare il primo video, lo saprete prestissimo. Comunque parleremo delle nostre preferenze cinematografiche nel periodo natalizio. E questa era la fine di questa bellissima Flop 10, senti anche il mio telefono che ti dice muovite, basta. Quindi noi vi invitiamo a iscrivervi al canale, a lasciare un mi piace, a lasciare un commento, perché ci piace molto comunicare avere con i vostri voi. Pareri, perché comunque sono l'unica cosa che di fatto ci spinge a fare altri video, se esatto, non è inutile farli. Li facciamo per voi, con voi, magari anche per trovare qualche altro posto dove dire le nostre stronzate, magari qualche altra radio, ma comunque questi sono video che facciamo a titolo gratuito, anche perché comunque ci diverte. E ci vediamo al prossimo video, voi continuate a seguirci e ciao stronzi!